È la prima volta che succede, si scende in piazza per chiedere agli elettori se va bene formare un governo con un altro partito. Sì, è la prima volta che si chiede se va bene un governo per l'Italia, un governo che serve, lo chiediamo a loro, a quegli elettori a cui poi noi abbiamo però nel corso di una lunga campagna elettorale Matteo Salvini portato dei punti importanti, dei punti che hanno dato il 17% a questo partito e il 37% a una coalizione, e per poter portare quei punti a compimento c'è bisogno di un governo. Noi abbiamo preso quei punti, Matteo Salvini è riuscito a inserire gran parte di quei punti, se non il 90-92% di quei punti programmatici all'interno di questo contratto di governo. Stiamo sottoponendo ai nostri elettori, ma agli elettori d'Italia, alle persone che vogliono il cambiamento vero, quello dettato da quei programmi e da quei contesti, se sono d'accordo a fare partire un governo per cambiare le cose oppure no. Quindi siamo qui per un'operazione questo. Di coerenza e di continuità rispetto a quello che avevamo iniziato a fare. Ok, invece però ci sono già degli attacchi che riguardano la spesa, come rispondete? Guardi, voi? Io gli attacchi che riguardano sia la spesa che il fatto che c'è poco meridione, poco sud, non è vero, è un contratto che serve per la nazione. All'interno della nazione, quando si parla di sicurezza, di immigrazione, di giustizia, di agricoltura, si parla dei temi che mancano a seconda delle varie realtà, e quindi ci saranno gli spazi per l'Italia, gli spazi per l'Italia intera e non per il meridione e per il sud. Il sud deve smettere di essere il sud col cappello in mano per le risorse, che negli anni passati non ha funzionato, deve essere un sud invece che si fa rispettare in maniera dignitosa, degna, come fa tutta l'Italia, per colmare quali sono le misure di emergenza sia occupazionali e sia le misure di emergenza generali. Per quanto riguarda quello che sono adesso i conflitti bancari, gli spread, le situazioni, lasciamole agli altri, c'è solo il timore di un cambiamento, e il timore di un cambiamento si attua con la serenità, la compostezza che questo governo, se ci darà la possibilità la gente anche tramite questo, diciamo, voto di oggi e di domani nei gazebo, di poter far partire, sarà la gente stessa a capire che può tranquillizzarsi, i mercati a potersi stabilizzare, ad avere una ricrescita del nostro paese che ormai è da anni che aspetta delle soluzioni. Un'ultima cosa, il Movimento 5 Stelle ha già detto sì, hanno già detto sì gli elettori, voi domenica concluderete questo piccolo sondaggio, possiamo definirlo questo piccolo. Un sondaggio, ci sono delle schede come lei ha potuto già vedere, ci sono dei formulari, delle situazioni specifiche che si chiedono ai nostri elettori. Concluso questo, andremo a cogliere cogliente quale sarà la sostanza di questo, di questa esatta soluzione che servirà da domani mattina per proseguire quel percorso che abbiamo iniziato. Certo. Ecco, ultima cosa, cambieranno gli aspetti anche a livello locale una volta che c'è un accordo con il Movimento 5 Stelle oppure no? Noi, come abbiamo già detto, il centrodestra è un centrodestra unito, il centrodestra in alcune fasi nel 2013 ha fatto delle scelte, Forza Italia con il PD, per fare un governo di transizione, di salvaguardia nazionale si diceva prima, oggi stanno andando a tentare di fare al governo una parte del centrodestra che ha timonato il centrodestra nella coalizione e nelle trattative fino ad oggi, non c'erano state soluzioni diverse. Matteo Salvini ha sentito i condottieri di Silvio Berlusconi e Meloni per tutta la fase sia propedeutica sia successiva a tutte le trattative. Il centrodestra nelle regioni e nelle realtà, diciamo, territoriali rimarrà quello che è, coeso, forte, anzi rilanciato da un cambiamento che questo governo dovrà portare, che porterà sicuramente soluzioni di positività e non di negatività. In 50 piazze pugliesi stiamo ascoltando il parere dei nostri simpatizzanti, ma di tanti concittadini che magari non hanno votato la Lega il 4 marzo e hanno apprezzato il lavoro che Matteo Salvini ha fatto in questi mesi, di responsabilità, di serietà e di concretezza. Gran parte del programma di governo del centrodestra è stato inserito all'interno del programma Lega Stellato, il programma di governo. Stiamo ascoltando il parere. Però già vi attaccano anche a destra, persino Gemmato oggi, manca la Xylella, la TAP, dai temi. Ma credo che le battaglie si fanno sul campo, al di là è ovvio che un programma di governo non può contenere nello specifico le inerzie e le incapacità, per esempio, del Presidente della Regione e di chi ha avuto la responsabilità di far dilagare la Xylella. Quello è un tema che i rappresentanti istituzionali, locali, territoriali della Lega hanno già in mente su quella che sarà la linea da affrontare per poter risolvere realmente il problema. E quindi noi ascolteremo il parere dei cittadini e domani capiremo se hanno gradito il programma Lega Stellato, il programma di governo per far cambiare l'Italia e far ripartire l'Italia.